Al Pala Settembre di Chiuduno è in corso la festa regionale del Partito Socialista. Ieri sera è intervenuto il segretario nazionale Riccardo Nencini, che ha affrontato il tema del lavoro. Monica Armeli. È la nostra battaglia principale, quella di dare uno statuto dei lavori che tuteli chi si trova alle mani di un lavoro che non abbia il segno della indeterminazione, quindi un lavoro a tempo determinato che deve essere tutelato sul piano delle ferie, sul piano della pensione, se sei una donna che ti consenta, quando hai un figlio, di non essere licenziato. Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Riccardo Nencini, ha parlato della precarietà del lavoro e lo ha fatto ieri sera durante la festa regionale socialista che si sta svolgendo in questi giorni fino a domenica al Pala Settembre di Chiuduno. Donne e uomini che hanno un lavoro precario in Italia sono 4 milioni, 4 milioni e mezzo. Pochissimi iscritti ai maggiori sindacati italiani, quasi nessuno. Il Partito Socialista Italiano non è rappresentato in Parlamento, ma punta ad aumentare il numero di iscritti e instaurare alleanze sia con l'area politica del centro-sinistra che con le piccole imprese e il mondo dell'artigianato. In Lombardia sono circa 2.000. A Bergamo siamo un po' più del 10%, le province sono 12%, noi contiamo con l'anno che viene di raddoppiare gli iscritti e passare quindi da 2.000 a 4.000, 5.000 in Lombardia e per quanto riguarda Bergamo da 200 a 400. La festa regionale socialista va avanti anche questa sera e domani dà appuntamento alle 18.30 con un momento di musica e poesia in ricordo del 150° anniversario.